Buongiorno a tutti. Allora, proseguiamo col sorteggione dell'Europa League. Innanzitutto vi dico che ho fatto una gaffe tremenda nel video della conference perché ho confuso i Randers FC con i Rangers di Glasgow. Quindi, anziché dirvi che la sfida sarà tra PSV Eindhoven e Randers FC, vi ho detto che ci sarebbe stata la sfida tra PSV Eindhoven e Rangers Glasgow. Assolutamente no, anche il bigliettino recava la scritta Rangers Glasgow. Ho sbagliato io, ma non sto a rifare il sorteggione, anche perché, scusate, ogni tanto il bronco di Riace viene su, anche perché l'ultima volta che l'ho fatto, no, avevo sbagliato, mi ero dimenticato l'ultimo bigliettino, ho rifatto tutto il sorteggio. Sono andato a controllare il sorteggio che c'era stato, eccetera, eccetera. Mi sono reso conto che il primo sorteggio era quasi tutto giusto. Avevo azzeccato 6 partite, addirittura 7 partite su 8. Quando l'ho rifatto, ne ho azzeccata una. Quindi la lascio così com'è, con l'errore. C'è questo errore qui: c'è PSV Eindhoven, sarà Rangers FC e non Rangers Glasgow. Detto questo, ragazzoli, qua ci sono le urnine. In questa urna dove c'è il numero 1 ci sono le seconde classificate della Europa League, dei gironi. Nell'urna numero 2, e qua mi viene da ridere, ci sono le squadre terze classificate in Champions, che però quando leggete le cose dite no, non vi posso non mettere teste di serie a queste squadre e metterle altre, invece è così. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo il sorteggione e andiamo a pescare la prima squadra che è terza classificata in Champions, che andrà a sfidare una delle seconde classificate dell'Europa League. In cui, attenzione, nel 2 c'è l'Atalanta, nell'1 c'è Lazio e Napoli. L'Atalanta non potrà affrontare naturalmente né Lazio né Napoli. Qualora dovesse uscire un bigliettino e un altro bigliettino con due squadre della stessa nazione, l'urna numero 1, il bigliettino dell'urna numero 1 verrà spostato e andrà a prendere il primo nome che pescherò successivamente, mentre invece ne pescherò un altro che andrà ad affrontare la squadra che era uscita per prima, ecco, per capirci. Ma tanto se capita ve lo mostro direttamente. Detto questo, primo biglietto, eccola qua la prima squadra sorteggiata. Lo Sheriff, questa è una squadra che vorranno tutti. Lo Sheriff tira sport, trita tutti, eccetera, eccetera. Sheriff che, attenzione, è andata a vincere in casa del Real Madrid. Quindi poi dopo, vabbè, ha battuto il Real Madrid in casa, ha battuto lo Shakhtar e ha pareggiato con lo Shakhtar, tutto lì. Betis Siviglia. Sheriff Betis Siviglia è la prima sfida che vale gli ottavi, che vale per gli ottavi di Europa League. Mettiamo una bella riga qua e mettiamo un bel Sheriff. Betis Siviglia. E credo che il Betis sarà abbastanza soddisfatto, ma credo che anche lo Sheriff, tra le squadre che potevano uscirgli, non gli è neanche andata malissimo, visto le squadre che ci sono, tra cui Barcellona, Lazio, Napoli, ce ne sono. Proseguiamo con la seconda squadra, sempre che arriva dalla Champions, terza classificata Champions. I casi sono due, li ho scritto due, no, scusate un secondo. Tutto a posto. No, perché c'è il Siviglia. C'è il Betis che era da una parte, il Siviglia che era dall'altra. Abbiamo il Siviglia che arriva dalla Champions, mentre invece il Betis Siviglia arrivava dall'Europa League. Quindi c'erano le due squadre di Siviglia che
che potevano anche affrontarsi e che non si potevano comunque affrontare perché sono due squadre, oltre che della stessa città, anche della stessa nazione. Invece, fortunatamente, prima è uscito il Betis e adesso è uscito il Siviglia. Vediamo chi andrà ad affrontare il Siviglia di quelle dell'Europa League. Eccolo qua, squadra da prendere con le molle, eh? Attenzione, attenzione. Siviglia-Lazio. Siviglia-Lazio è una partita molto molto tosta, anche perché Siviglia già 2 anni fa eliminò sia Roma che Inter, la Roma in semifinale o nei quarti e l'Inter purtroppo in finale quando si giocava partita secca. Siviglia-Lazio, veramente la Lazio. Beh, visto, ripeto, visto le squadre che ci sono, che arrivano dalla Champions, poteva andargli anche peggio, ma non gli è andata sicuramente bene. Proseguiamo con la terza squadra che arriva dalla Champions. Quale sarà? Il Porto che era nel girone col Milan, che ha eliminato il Milan cacciandolo via, ma si è fatta eliminare a sua volta dall'Atletico Madrid. Il Porto che, signori miei, andrà ad affrontare, eccolo qua il bigliettino, speriamo in bene, giustamente, cosa ho preso? Il Napoli, mi staranno odiando, le due squadre italiane mi staranno odiando, cioè la Lazio con il Siviglia, il Napoli col Porto, sì, poteva capitargli il Barcellona, però... Porto-Napoli. La cosa positiva è che per entrambe la gara di ritorno si giocherà in casa, quindi avranno il supporto del pubblico se c'è da, eventualmente, si spera di no e si spera che magari la chiudano già all'andata, però sarà durissima. Due squadre molto molto toste. Manca solo l'Atalanta, ormai. Proseguiamo con... Siamo alla quarta partita. Borussia Dortmund. Beh, vedendo Borussia Dortmund direi che magari questa era molto peggio. Vediamo chi andrà a prendere il Borussia Dortmund. Questa qua. Il Borussia Dortmund mi è andato a prendere. Borussia Dortmund, Braga, questa era una squadra che poteva piacere molto all'Atalanta. Segniamo anche Borussia Dortmund. Braga. Questo non piacerà molto ai portoghesi. Guardate, è già uscito, è spuntato da solo. Zenit San Pietroburgo, la squadra che ha regalato il terzo posto, il primo posto alla Juventus. Quindi lo Zenit San Pietroburgo andrà ad affrontare. E questa potrebbe andare molto bene per l'Atalanta. Vediamo un po' questa qua. E invece va a prendere la Real Sociedad. Zenit San Pietroburgo, Real Sociedad. Partita interessante, ragazzi, partita interessante anche questa, però qua comincia a essere pericolosa la questione, perché c'è sempre in giro il Barcellona e purtroppo l'Atalanta non ha ancora preso la sua squadra, e ce ne sono ancora 3, si assottigliano sempre di più. Eccolo qua il Barcellona. Barcellona, qua tutti stanno facendo gli scongiuri, perché è vero che fai tutto esaurito, una sfida col Barcellona
riempì lo stadio, sperando che ci permettano ancora a febbraio di poter andare allo stadio. Però sarebbe meglio evitarla, magari più avanti, ecco. Dinamo Zagabria. Dinamo Zagabria è sfortunata, la Dinamo. Però attenzione, perché l'anno scorso eliminò il Tottenham. Anzi, il Tottenham. Se non sbaglio, il Tottenham. Barcellona, Dinamo Zagabria. Segniamo anche questa. Partita che sulla carta sembra abbastanza scontata, però nel calcio di scontato, lo sapete benissimo, non c'è nulla. Questa. Atalanta. Beh, ormai lo spauracchio Barcellona se l'è tolta dalle scatole. Quindi vediamo che cosa gli resta da pescare. L'Atalanta andrà a giocare contro l'Olympiakos. Direi che all'Atalanta è andata discretamente, anche se giocare in Grecia non è mai semplice. Comunque Atalanta, Olympiakos. E concludiamo con l'ultimissima partita. Lipsia che andrà ad affrontare i Rangers di Glasgow. Questa sì è giusto, Rangers di Glasgow, non i Rangers, che erroneamente li ho confusi nella... Quindi Lipsia, Rangers di Glasgow. Bella partita anche questa. Germania contro Scozia. Quindi andiamo a riepilogare gli ottavi di finale, anzi i sedicesimi preliminari, il sorteggione, chiamatelo come volete. Per quanto riguarda l'Europa League. Allora, Sheriff Betis Siviglia, Siviglia Lazio, Porto Napoli, Borussia Dortmund Braga, Zenit Real Sociedad, Barcellona Dinamo Zagabria, Atalanta, Olympiakos, Lipsia, Rangers di Glasgow e non i Rangers, che erroneamente li ho confusi nell'altro video è Rangers, PSV Eindhoven Rangers e qua è Lipsia Rangers. Chiedo ancora venia, poi me lo scriverò comunque nel video che uscirà prima di questo. Io vi saluto, vi ringrazio, vado a preparare la Champions. Ciao!